What's your name? Dorit. My name. Oh, let's do video for my son. Okay. His name is Jonathan. Jonathan. Hi, Jonathan. Good luck. Grazie. Può spiegarcela? C'è una spiegazione molto importante, un messaggio. Oggi siamo qua perché da una storia nasce appunto questo messaggio che ho voluto lanciare, che è quello di che ognuno di noi può fare la differenza con gesti gentili di amore incondizionato verso il prossimo. Io l'ho fatto attraverso la mia storia, attraverso un libro, quindi ho raccontato di me, ho raccontato delle emozioni che io vivo attraverso il volontariato che svolgo con i bambini in ospedale e anche come formare dei volontari, e quindi chiunque voglia è veramente ha la possibilità di poter fare qualcosa per il prossimo, e quindi dove meglio se non qui per lanciare questo messaggio. Ha fatto sì che secondo me questa chiacchierata in questa splendida cornice che è la Camera dei Deputati credo che abbia bella. Beh, importantissima, perché il ministro colpisce la famiglia per me è una cosa essenziale, è una realtà che mi ha aiutato tantissimo, mia madre, mio padre, mio fratello, che ringrazio, i miei amici, e quanto è importante, appunto, io ho voluto comunicare alla ministra quanto il futuro si formi nei banchi di scuola, quindi ho voluto chiedere se fosse possibile inserire dei progetti per cercare di umanizzare il più possibile i ragazzi di oggi e il futuro che crescerà per un mondo un pochettino più inclusivo, gentile e fatto di amore incondizionato. Okay. Yes, we love my son loves Spider-Man. Yeah. Wait, one more, I'm sorry.